Ragazzi, qua Mighty Pirate, temibile recensore, questo video lo pubblicherò dopo l'uscita del video del ragazzo invisibile e avete sentito la voce di Paolo Villaggio. A imitarla è stato un grandissimo artista che ho cercato appositamente per questo video, lo volevo avere nel video e penso di esserci riuscito, speriamo che questo video esca prima o poi, il mitico Victor Quadrelli che ho qui con noi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, vogliamo, lo so che te la chiedono tutti, ma facciamo un salutino al villaggio. Un saluto a tutti i fan e a tutte le fan, con la voce di Paolo Villaggio, vero ragionier fantocci, fantozzi, come sono umani, no? Victor vive a Roma, una situazione un po' particolare, vive è un vero artista di strada in ogni senso del termine. Più che altro artista in strada. Artista in strada per una situazione un pochino particolare, vi invito anche a seguirlo sul suo canale per conoscere anche un pochino meglio la sua situazione ed ha un range di voci incredibile, oltre a fare Paolo Villaggio, sa fare, allora vediamo, Lino Banfi. Lino Banfi, disgrazia di Vedadone, Cristian De Sica, delicatissimo, con grandissimo piacere. Massimo Boldi, bestia che roba, bella ciola. Poi c'è sta Bombolo che a Roma piace tanto. Poi c'è sta Enrico Montesano, una voce molto importante. Che è Cozzalor, diciamo, una voce recente, però insomma, devo ancora studiare bene. Tante voci. Se lo sta studiando molto bene. Victor veramente vive a Roma e cerca. Tu ti occupi di cabaret comunque, Victor. Sì, io faccio cabaret dal 2009, dal secondo martedì di giugno del 2009 ho cominciato a fare cabaret. Poi vabbè, faccio anche imitazioni, montaggi, doppiaggi. Da quando è che studi l'utilizzo delle voci per conoscere i tuoi personaggi, per saperli imitare? Paolo Villaggio ho cominciato nel 1995, quindi all'età di 5 anni. E poi a 7 anni ho cominciato a migliorarlo e poi è diventato Fantozzi. Mentre le altre sono arrivate dal 2009 in poi, cioè cominciando con Pozzetto, poi sono arrivati De Sica, poi Boldi, poi Amendola, insomma, piano piano sono arrivato ad avere un buon numero, insomma, di imitazioni. E io invito chiunque sia interessato al cabaret che volesse collaborare con Victor a contattarlo, perché Victor è sempre alla ricerca di lavoro, ha un talento straordinario, un talento forse poco conosciuto rispetto a quanto meriterebbe. Adesso mi permetto di farti questo complimento, perché sa veramente, la cosa che mi piace di Victor, gliel'ho detto anche di persona, è che non imita Fantozzi in maniera buffonesca, riesce a fare proprio la voce di Paolo Villaggio degli anni d'oro. E poi comunque, se andate a vedere anche il suo canale YouTube, ci sono ridoppiaggi, ci sono parodie, ci sono sketch di fatti e merita veramente di essere conosciuto a tutti ed è, ho passato la giornata con lui, è una persona straordinaria, anche se passate a Roma penso che se avete modo di conoscerlo, di offrirgli un pranzo, qualcosa, vi darà veramente tanta gioia, perché è una grande persona, ha un sacco di aneddoti da raccontare, ha conosciuto molte più persone dello spettacolo di quanto ne conoscerò mai io in 10 vite, onestamente, quindi veramente. Se avete anche modo di passare a Roma e conoscere Victor, penso che sarà felice. Vi aspetto, vi aspetto. E contattatelo nella sua pagina Facebook, nel suo YouTube, Instagram, Victor, appunto seguitelo, e appunto è una persona straordinaria che veramente assolutamente non posso consigliare abbastanza i suoi video e spero di avere anche altre collaborazioni con lui. Volentieri. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Vai a partire? Vado. Ok, backstage, Victor Quadrelli al lavoro, signori. Eccoci qua. Il nostro foglio professionale. Allora, vediamo, facciamo partire. Okay. Sì, prova microfono. Alla grande. Si sente anche la voce attorziana? Si sente. Ok. Impressionante. Ma sta già registrando. Ok. Non tenerlo proprio vicinissimo, ok, tipo... Tengo ok, bene, perfetto. Sta già registrando? Sì, già registrando. Ponti. Quando si vuoi. Si sentono i rumori di sottofondo? No. Perfetto. E allora, prima. Il negozio... Il negozio apriva alle 11.30. Il ragazzo visibile si presentò sul marciapiede alle 4.12 mattutine, 7 ore prima. Abbigliamento di Bullo Bimbo. Camicia da boscaiolo canadese fasulla,
giudicata molto virile dalla madre mezza cieca, ciuffetto da mulino tirato su con 4 cm cubi di cemento, maglia, giacca e scarpe nere per accentuare un insistente malvagità. Puoi pausa? Stocco. Sì, 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 pausa, pausa. No, perché li sto leggendo troppo a secco, devo leggerle prima, viene meglio se la leggo prima. Ok, leggi con calma. Di bullo più forco, stivali le copelle da generale, zitta. E poi questo invece è tipo Guido Ballo e Maria Riccardelli. Capitano Maria Antonietta fu costretta per 2 minuti e 2 secondi consecutivi a visionare interrompente rotazione, le tamarrate con l'amico, il principio di penicare una scuola e il timore di pestare una merda al porto. Fino a che, a fine filmato, la merda lo vide davvero. Ma in compenso, in quelle 2 ore di ragazzo invisibile, salì vertigi. Ah, qui avevi scritto visibile, deve essere così. Sì, in questo caso è invisibile perché si evolve, diciamo, no, nel senso nella recensione lo chiamo in modo diverso andando avanti. E capisco che poi dal contesto sono un po' particolari. Poi praticamente. Ok, perfetto. Ok. La rifaccio da capo? Se vuoi, sì. Il negozio apriva alle 11.30. Il ragazzo visibile si presentò sul marciapiede alle 4.12 battutine, 7 ore prima. È impressionante sentirlo dal vivo, ma veramente, sono impressionato. Sto cercando di mantenere una faccia professionale e non spisciarmi dal ridere, quindi... Il negozio apriva alle 11.30. Il ragazzo visibile si presentò sul marciapiede alle 4.12 mattutine, vale a dire 7 ore prima. Abbigliamento di Bullo Bimbo. Camicia da boscaiolo canadese fasulla, giudicata molto virile dalla madre mezza cieca. Ciuffetto da burino tirato su con 4 cm cubi di cemento. Maglia, giacca e scarpe nere per accentuare un'inesistente malvagità. Abbigliamento di Bullo Bifolco. Stivali e copelle da genere nazista, segno dell'amore per il sadomaso. Generale nazista. Abbigliamento di Bullo Bifolco. Stivali e copelle da generali. Da... Ok. Abbigliamento di Bullo Bifolco. Stivali e copelle da generale nazista, segno dell'amore per il sadomaso. Maglietta porporina per delineare l'omosessualità repressa, compensata da pantaloni militari comprati al discount del disperato tentativo di mantenere un aspetto mascolino. Bretellina a quadretti, regalo della zia amica di famiglia che non osa togliere nell'eventualità da incontri per strada. Questa deve fare perché si sono due bicchieri. Ok, comunque l'ambiente è molto smorzato, quindi si sente soprattutto quello che c'è nel microfono. Ah, ok, però non è di però si sta sicurezza di farlo tu. Bretellina a quadretti, regalo della zia amica di famiglia che non osa togliere nell'eventualità da incontri per strada. Fucile da paintball arancione, l'arma più minacciosa che gli era concesso portare in questo film. Capitan Maria Antonietta fu costretta per 2 minuti e 2 secondi consecutivi a visionare interrottamente a rotazione le tamarrate con le amiche, il principio di vendicare la scuola e il timore di pestare la merda al porto. Fino a che, a fine filmato, la merda la vide davvero. Ma in compenso, in quelle 2 ore, il ragazzo invisibile salì vertiginosamente. No, te la facevo apposta. Scusa. Che lo fa anche lui. Per fare di nuovo. Ma in compenso, in quelle 2 ore il ragazzo invisibile salì vertiginosamente, ce l'ho fatta, nella sua mente, quasi tutti i suoi gradini della gerarchia dei supereroi, anche a 3-3. Supereroi di settima. Accendi di costume. Aspetta un attimo, scusa. No, ma tanto quello sbatte. Ricomincia, ok. Supereroi di settima. Accendi di costume. Supereroi di settima. Accendi di costume. Apparizione sporadica in Agent of Shield. Un paio di scene d'azione contro i cattivi. Un accenno di spalle. Simbolo del potere. Supereroi di quinta. Protagonista di una serie Netflix, costume completo a fine serie, scazzottate vietate minori, spalle di larghezza normale. Supereroi di prima, spalle enormi, membro degli Avengers, apparizione in un film Marvel su 3, possibilità di sollevare Mjolnir è il martello di Thor. No, perché così la tagliavi e poi adesso te la rifaccio. Ok. Il Mjolnir. Lo sai cosa potremmo fare? Mjolnir imbecille, che potremmo fare quasi... Ah, come Excalibur. Vabbè, se vuoi lo posso...
Se no dillo tu. Supereroe di prima, spalle enormi, membro degli Avengers, apparizione in un film Marvel su 3, possibilità di sollevare il Mjolnir, imbecille! Scusi, il Mjolnir, Queen Jet privato, e apparizione negli spot team. Era arrivato fino alla soglia della dirigenza degli Avengers, vale a dire spalle... Tacci tua. Mo, si sentono i bicchieri, spero. Era arrivato fino alla soglia della dirigenza degli Avengers, vale a dire spalle alla Rob scusi? Rob Liefeld. Liefeld. Perché non sono pratico. Vabbè, è una tuta in pelle umana quando la fortuna voltò rovinosamente le spalle all'invisibile. Erano i terribili supereroi con una scarsa autostima, ovvero i più tristi del mondo. Invece che usare i loro poteri per rivelarsi all'autorità e fare qualcosa di decente, preferivano utilizzarli per giocare a palla, piangere attaccati a un palo e volteggiare come un pallone sonda alla maniera di chi ha bevuto 4 casse di acqua Berthier. Ma proprio quello, vabbè, a monte. Attraverso una serie di spiate, di ricatti, di adesioni alla mafia, alla camorra, alla 'ndrangheta, ai 400 calci con 4.000 abbonamenti al Vita... Attraverso una serie di spiate, di ricatti, di adesioni alla mafia, alla camorra, alla 'ndrangheta, ai 400 calci e con 4.000 abbonamenti alla... Attraverso una serie di spiate, di ricatti... Allora, scusi, Aspetta, vai da capo, scusa. Attraverso una serie di spiate, di ricatti, di adesioni alla mafia, alla camorra, alla 'ndrangheta, ai 400 calci e con 4.000 abbonamenti a Vita a Lucca Comics, l'inoffensivo e dimesso editore Borelli era stato improvvisamente nominato unico rappresentante della cultura nerd all'italiana, nelle sale ovviamente, e aveva assunto il nome di Borelli Cinematic Universe. Vabbè, a monta, arrivederci, lontano. Fantastico. Senti, se allora, sì, guarda, forse l'unica cosina, perché questa ma alla fine andava benissimo così. Questa è proprio tipo, era la terribile acqua Berthier, la più basata del mondo. Erano i terribili supereroi con scarsa autostima, i più tristi okay. Del mondo, cioè, allora, questo è solo quello, okay. Però va benissimo, cioè, sono... Che quello...